Dall'infanzia in Africa al suo primo casting, l'attore marchigiano Simone Riccioni si racconta in un progetto formato da un libro e un cortometraggio dal titolo Eccomi, un'avventura appena iniziata, edito Linfa. Una delle prime tappe di presentazione è la libreria Giunti del centro commerciale Valdichienti a Piediripa, dove Simone ha spiegato a curiosi e fans come è nata l'idea. Ho deciso di iniziare a scrivere qualcosa. All'inizio ero molto titubante perché non pensavo potesse uscire nulla di buono, poi dopo che avevo scritto le prime 10-15 pagine l'ho fatta leggere al regista, che si è subito innamorato dicendo dobbiamo fare un cortometraggio, anzi prima dobbiamo fare un film, non abbiamo i soldi, facciamo un cortometraggio. Quindi ricordiamo, un cortometraggio con Alessandro Valori che introduce il libro e ripercorre alcuni momenti della tua vita e la storia che poi racconti lì, da Otim, l'Africa e non solo. Sì, assolutamente, ripercorre diciamo le prime pagine del libro e poi arriva nel momento fatale che è quello del mio primo casting e fa addentrare diciamo gli spettatori, io li intendo come spettatori ma i lettori, a avere delle immagini nel momento della lettura. Quindi questa era l'idea e è una cosa nuova. Non è un book trailer, ma è un cortometraggio che differisce dal book trailer, perché i book trailer sono quelli che sono sempre stati fatti. Noi abbiamo fatto questo cortometraggio che è il primo a livello italiano per un libro. Ricordiamo la tua storia particolare, sei nato in Uganda dai tuoi genitori che erano in missione là, tuo papà medico, tua mamma insegnante di matematica. Assolutamente, hanno deciso di lasciare tutto nell'87, di partire, io nell'88 sono capitato laggiù per puro caso e ho dei ricordi stupendi perché l'Africa per me è casa e quindi niente, questo libro per me è stato riscoprire l'Africa anche. C'è un messaggio ulteriore nel libro che tu vuoi dare, non mollare, di andare avanti per, sì, durante la vita cercando quello che si è e il proprio sogno. Sì, non mollare mai. Continuare a credere nei propri sogni e soprattutto essere felici. E questo libro è una speranza che ci sia qualcosa di nuovo, e la cosa interessante è che sta arrivando questo messaggio e io ne sono veramente contento.